Buongiorno, facciamo colazione insieme? Ma sì, dai, oggi mi gira così, facciamo colazione insieme. Ho appena fatto la doccia, devo anche spicciarmi perché devo uscire. Allora, qui ci siamo preparati un po' di latte, cioè proprio 2 dita di latte e caffè, e ora vado a zuccherare. Sì. Scusate, mi sono disabillée, ovviamente vestito da casa. Stavo dicendo che ho preso il raffreddore, tanto per cambiare, un po' di dolcificante. Poi abbiamo, aspetta perché ne è finita stamattina, una fettina di pane tostato con ogni 15 giorni la fialetta Colecalcifero DOC 50.000. Soluzione orale, questi mi hanno detto i chirurghi che dovrò prenderlo, non lo so per quanto, finché non si sistema, insomma. Comunque niente, ogni 15 giorni me la devo prendere e è buona. Che cosa vado a fare? Vado a tagliare, non si potrà vedere niente, vado a tagliare la fettina in due. Dopodiché, stamattina ci facciamo compagnia così, raga. Dopodiché, su uno vado a metterci il cole, sì, quello. Ecco, perché va, è tipo oleoso, no? Tipo un olio molto buono, aggiungerei. E sull'altra, perché comunque dovrebbe essere una colazione, se. Capito, dovrebbe essere una colazione. E sull'altra ci vado a mettere il come si chiama questo? Il più frutta light senza zucchero aggiunto, solo 57 kcal per 100 grammi al lampone, marmellata al lampone sull'altra fettina. Ecco qua. Ovviamente questa colazione non è tutti i giorni, preferisco fare colazione salata, ma questa colazione stamattina, cioè quando devo prendere questa, praticamente ogni 15 giorni faccio questa colazione qua, che comunque non mi dispiace, eh? Non mi dispiace. Va bene, raga, da che cosa partiamo? Partiamo dalla fetta di pane con la marmellata, mi sembra anche giusto. Assaggiamo. Buono, ci sta. E niente, buona colazione, raga. Buono. Ovviamente faccio metà fetta perché una sarebbe impensabile. Cioè, una per una sarebbe impensabile mangiare una con la, tra virgolette, medicina e l'altro con la marmellata, per cui divido e son tranquilla. In più tosto il pane perché dopo la sleeve il pane gonfia tanto, infatti non mi piace tanto, cioè oddio, preferisco il pane, cioè i cracker al pane, ecco. Però quello tostato meglio che quello mollica, diciamo, no? Che gonfia. Già ce ne sta poca di roba, se poi devi pur gonfiarla, addio. Campcavallo che l'erba cresce. Comunque questo qui di lamponi è proprio buona. Non è dolcissima e ci sta da Dio. Buona. Poi volevo dire, perché Tamara ti è venuto il raffreddore? Perché ho fatto 2 giorni al mercatino e che cosa è successo? Non si capiva che cavolo di tempo c'era. Ha piovuto. C'è stato il sole 30 gradi, poi c'è stato il fresco perché sono venute le nuvole. Cioè, per forza, ti vesti e ti spogli, ti vesti e ti spogli. Io sono soggetta al raffreddore, lo sapete, chi mi segue lo sa. Addio, per me è la manna dal cielo proprio il raffreddore. Ecco qua,
la prima fettina è andata, ci sta bene ancora, ovviamente il latte non riuscirò a finirlo. E volevo dire, se questi video potrebbero piacervi, potrebbero, non so, essere un altro tipo di video sul mio canale, adesso con l'avvento del cambiamento devo rinnovarmi anch'io, se voglio mantenere il canale ovviamente. Beh, avete già sentito tutti un po' della legge Coppa che stravolgerà tutti i video dedicati ai bambini. Allora, io non ho solo video dedicati ai bambini, perché a me mi seguono anche tante persone grandi, essendo una creativa, facendo vlog, raccontando un po' di me, Marco, facendo i mukbang, insomma, quella è la mia vita. Praticamente il mio canale rispecchia la mia vita, quello che mi piace fare, quello che faccio, quello che ovviamente è giornaliero, cioè mangiare a tavola è giornaliero, perché tu non mangi a tavola giornalmente, eppure tu mangi a tavola giornalmente. Per cui sì, alcuni video sono dedicati ai bambini, quelle delle LOL, ma perché a me in primis piacciono le LOL, cioè io in primis le colleziono e non mi interessa se sono grande, non me ne frega proprio niente. Mi piacciono, punto stop. E magari le farò ancora, però boh, non lo so raga, non so che cosa succederà questa legge, però da una parte hanno ragione, però dall'altra togliere anche i commenti è un po' pesante la cosa, cioè io non posso più interagire con nessuno, non posso più pensare, non posso più sapere cosa pensano i bambini che ti seguono, no? Ti scrivono ti adoro, mi strappi sempre un sorriso, la cosa brutta dei tuoi video che finiscono. Questi sono commenti di bimbi, a me mi facevano tanto piacere, però c'è da dire che anche gli haters non avranno più la possibilità di commentare. Sì, vabbè, ma chi se ne frega degli haters, voglio dire. Ciao, partiamo con la seconda pezzettino del... Allora, si presenta molto oleosa, non so se si vede, sì, è molto oleosa, però è buona. Sa di olio, scusate, è forse una delle poche medicine che è un piacere prendere, è vero. Comunque volevo dire che ovviamente anche sul mio canale devo smuoverlo un attimo, perché allora fatemi sapere se questi video vi potrebbero piacere, se magari faccio un po' più video chiacchiericci, se vi potrebbero piacere parlare un po' del più del meno, non lo so raga, anch'io sono messa come voi. Già, devo dirvi la verità, non riesco a stargli troppo dietro a YouTube, perché non è il mio lavoro, io lo faccio, non prendo niente praticamente da YouTube, saranno 70 euro ogni 3-4 mesi, forse, non lo so neanche, per cui ragazzi, il nulla, per cui io quando metto video, se ho tempo, se ho voglia, li metto ovviamente. Per tutte le persone carine che mi seguono, non voglio abbandonare YouTube, chiaro. Tante persone ho conosciuto tramite YouTube, anzi la maggior parte le ho conosciute tramite YouTube. E sono felicissima di aver aperto il mio canale YouTube. Però adesso ci saranno questi cambiamenti, da qui a 4 mesi mi devo spicciare a aprire tutto quello che c'ho da aprire, perché c'ho una marea di roba da aprire e voglio aprirli in questi 4 mesi qua. Anche perché dopo, boh raga, non si sa di che morte morì, boh. Cioè, non è che i video non ci saranno più, anche quelli dei bambini, non è che non ci saranno più. Aspetta. Avranno delle restrizioni. Non avranno più la possibilità di mettere tantissime pubblicità, ci saranno le pubblicità basilari, e siccome la pubblicità che caccia i sordi, cioè parliamoci chiaro raga, ma anche la D'Urso che fa tutta la pubblicità, ma lei lo dice lei stessa, per fortuna ho tanta pubblicità, non lo dice pure lei stessa nel suo programma, per fortuna ho tanta pubblicità, perché è quella che caccia,
il money. Allora, praticamente non è che tu non potrai più far video, non è che non le potrai più fare, però capisci che se ci metti del tempo, se ci metti dei soldi, se ci metti tu tanto tanto impegno e non porti a casa il succo che sono il money, cioè parliamoci chiaro, raga, come andiamo avanti nella vita con questi? Che se no la marmellata non te la compri, i fazzoletti per pulirti il naso non te li compri, la medicina che ti serve per sistemare quello che devi sistemare non te lo compri, il latte che ti fai un sorso non te lo compri, e allora che cosa vogliamo fare? Che campi di aria? Non credo che campi di aria. Per cui tutta sta gente che campa veramente con YouTube, perché io non campo con YouTube, e tra virgolette, cioè mi viene pure a favore sta cosa, perché se metti che prendevo un po' più piede, no? E lasciavo stare, che ne so, un mercatino, oppure farne un po' di meno, non lo so, sto pensando tanto per, non lo so adesso come sarei, cioè capisco le persone che si stanno un attimo disperando, un attimo, perché comunque la cosa è seria, cioè voglio dire che tu invece di prendere 100, che ne so, prendi 30, 20, cioè la differenza la senti, o no? Vabbè, comunque raga, questo è un video pour parler, collection time pour parler, e non lo so, ditemi anche voi che cosa ne sarà del mio canale, perché io non lo so. Da qui a 4 mesi vado tranquilla, apro le mie LOL che devo aprire, c'ho ancora le glitter, le sparkle da aprire, c'ho ancora le surprise di Tiger che ne ho prese in altre 3-4 da aprire, ci facciamo due risate, ci teniamo un po' di compagnia e va bene. Poi avrò le mie creazioni, quelle cose lì non cambieranno mai, però anche le creazioni sono rivolte ai bambini, ovviamente, ma io le faccio vedere lo stesso perché io mi faccio pubblicità sul mio canale, scusami se è poco. Poi magari parlerò ancora, ecco, ditemi se vi possono piacere dei video chiacchiericci, ce la raccontiamo di più del meno, non lo so nemmeno io raga, aiutatemi pure voi a capire che cosa devo fare perché non lo so. Comunque, spero che questo video chiacchiericcio collection time vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente lasciateci un bel like, lasciateci a me Tamarinda, perché c'è anche lei. Lasciatemi un bel like e sì, devo fare lo sleeve aggiornamento perché ne avrei anche tante da dire ancora sulla sleeve, me l'hanno chiesto già. Però fatemi sapere anche voi se vi può interessare un ulteriore aggiornamento sulla sleeve dopo un anno e maggio, giugno, luglio, agosto, vabbè settembre appena cominciato, dopo un anno e 3 mesi dalla sleeve. Come sempre io vi dico che sono felicissima di averla fatta, anche se ci sono pro e contro, più pro ovviamente che contro, io mi sento un'altra persona. Tanti mi fanno i complimenti, Tamara, mi sei dimagrita, brava, stai bene, di su e di giù, ma lo vedo pure io, cioè voglio dire, lo specchio ce l'avevo prima, ce l'ho mo, no? Comunque fa piacere. E niente raga, dai, fatemi sapere voi se questi video, se devo fare più video chiacchiericci, se Tamara lascia stare, chiudi il canale, non se ne parla più. No, non lo chiudo il canale, tanto... Anche se dovessi fare solo un video al mese, ma non lo chiudo, mi sono troppo affezionata. E niente, raga, dai, fatemi sapere. Ciao, raga, alla prossima.